Ed eccoci di nuovo insieme. Prosegue fino a domenica 4 ottobre la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Come sapete è una settimana dedicata all'acqua sotto tanti punti di vista che quest'anno per ovvie ragioni si svolge in un modo un po' diverso. Con noi oggi in studio c'è la presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga a Destra Po, Ada Giorgi, benvenuta. Grazie, piacere di essere con voi. Allora, la settimana della bonifica, una settimana di festa importante per tutti i consorzi. Sì, quest'anno abbiamo dovuto rimandarla a data che appunto è questa, perché con l'emergenza sanitaria non si è potuta fare in maggio come correntemente si fa. È un momento in cui tutti i consorzi in Italia aprono praticamente il loro mondo per dimostrare il lavoro che è poco conosciuto e quindi molta gente ha partecipato in questi anni nella visione del nostro mondo, dei nostri manufatti. Ecco, una festa che si ripete ormai da 20 anni, quindi ha una grande storicità. Nelle edizioni passate cosa proponevate ai vostri ospiti? Ma praticamente diciamo che le cose sono sempre state storiche, rinnovandole sotto certi aspetti. Noi abbiamo sempre proposto la visita dei nostri manufatti e spiegando anche alla gente che veniva a visitare a cosa servono, perché è un mondo praticamente poco conosciuto. Il motivo appunto della settimana della bonifica è per raggiungere gli utenti, i consorziati, per far capire loro di cosa si tratta e come si gestisce l'acqua. Stiamo vedendo delle immagini stupende, davvero, quindi parliamo di strutture, di impianti che hanno una grande storia alle spalle, oltre ad un ruolo fondamentale appunto nella gestione idrica, che raccontano proprio la storia del territorio. Sì, infatti questi sono manufatti storici. Devo dire che sono datati, però sono delle cattedrali, sono bellissimi, però diciamo che hanno delle, come tutte le cose, dei lati positivi. Per noi sono un orgoglio, a dire la verità, però la loro funzionalità è molto limitata, nel senso che sono funzionanti, non è archeologia industriale, però il loro funzionamento è difficile. Le pompe, se pensi che per adescare le pompe di questi impianti idrovori ci vogliono delle ore, i nostri dipendenti per farle funzionare alla necessità quando piove molto, e purtroppo a volte in questi momenti anche un quarto d'ora fa la differenza. Sì. E noi stiamo studiando praticamente per fare dei nuovi impianti moderni. Ecco, quindi in questo periodo su cosa siete impegnati? So che durante l'emergenza non vi siete mai fermati. Abbiamo sempre lavorato scaravoltando, diciamo, il nostro mondo, però siamo riusciti ad andare avanti fino a qui, sempre seguendo le normative che ci hanno suggerito. Perché il nostro è un lavoro pubblico essenziale, quindi non possiamo esimerci dal farlo. Come dicevo, in questo momento particolare, non perché è la settimana della bonifica, ma perché è il momento adatto, stiamo svasando la rete perché ormai l'irrigazione è finita e quindi le nostre maestranze stanno preparando i canali praticamente per l'assetto autunnale, per le piogge. E quindi in questo momento cosa stiamo facendo? Stiamo recuperando delle frane, stiamo mettendo a posto dei piccoli manufatti che hanno avuto dei problemi durante l'irrigazione, oppure risagomando dei canali, così. Questo è il lavoro delle maestranze in questo momento. Per quanto riguarda gli uffici, invece? Gli uffici invece hanno altre motivazioni, altri lavori. Gli uffici amministrativi mandano avanti il lavoro del consorzio e praticamente quella che è l'ordinarietà. E mentre invece l'ufficio tecnico, che è un ufficio molto impegnato di persone molto competenti, sta ultimando la rendicontazione la rendicontazione e ancora l'ultima parte del terremoto. Noi abbiamo avuto parecchi danni Sì. del terremoto e quindi sappiamo di cosa. E non ultimi, abbiamo diversi ponti che hanno dei problemi e che stiamo cercando di curare, però sono cose molto complesse perché sono tutti ponti vincolati e quindi la sovrintendenza è molto attenta e non possiamo spostare una pietra senza che lei lo sappia, che ci autorizzi a farlo. Però cerchiamo di fare il possibile.
Stiamo vivendo un periodo, insomma, ne parlano tutti di grandi cambiamenti climatici e assistiamo sempre più spesso a quelle che chiamiamo bombe d'acqua o temporali davvero fortissimi con davvero conseguenze importanti sull'ambiente e sul territorio. Ecco, qual è il rischio di alluvionamento del comprensorio? E come le dicevo, il rischio di alluvionamento sono gli impianti datati che hanno delle problematiche per essere fatti funzionare. E noi stiamo predisponendo degli impianti nuovi anche però, perché ci rendiamo conto che questi non hanno una vita eterna, sono del 1905 e quindi arriveranno ad essere esausti. E i lavori o i progetti, insomma, per i nuovi impianti in prospettiva, Sì, quanto guardi, ci vorrà? ci vuole del tempo a fare dei progetti così importanti, però noi non siamo malcontenti, al di là del fatto diciamo così, del lavoro che stiamo svolgendo per il terremoto, che praticamente sono già diversi anni che stiamo lavorando in questo senso, abbiamo anche dei progetti diversi, come dicevo, la ricostruzione dei manufatti, delle cose idrauliche e poi ricalibrature di canali e cose varie. Noi, per quello che ci riguarda, gestiamo la rete artificiale, eh? Gli argini dei fiumi li gestisce l'AIPO, gli Sì. argini dei fiumi del fiume Po, degli altri fiumi, noi gestiamo la rete artificiale, che ci preoccupa molto in questa problematica idraulica è la botte Villoresi, perché non ha più la sicurezza idraulica. Se dovesse rompersi la botte, praticamente la botte sono delle canne in cui l'acqua del collettore passa sotto il secchia, sarebbe un disastro, una cosa esageratamente dannosa e allagherebbe un territorio, non dico tutto il nostro comprensorio, ma praticamente quasi. Noi stiamo predisponendo appunto la messa in sicurezza della botte, studiando un progetto alternativo di messa in sicurezza. So che è funzionante anche la nuova controchiavica. Sì, finalmente è finita. Finita, dico finalmente perché ci sono voluti diversi anni, più di 5 anni, non sono stati pochi. Abbiamo avuto delle interruzioni forzate che non sono state volute da noi, ma purtroppo da cose esterne abbiamo dovuto risolvere questi problemi, quindi allungando un po' i tempi. Però insomma è arrivata ad essere finita e devo aggiungere che la struttura commissariale ci ha finanziato le pompe da metterci sopra. Era predisposta già per questo fattore e quindi non sarà più una grande diga, come è in effetti adesso perché difende veramente il territorio, ma diventerà anche lei stessa un impianto idrovoro, quindi funzionante per poter drenare l'acqua del nostro territorio e buttarla fuori in Po. C'è un simbolo del consorzio che rappresenta, che sono le antiche ciminiere Sermide. Sì, certo. Saranno mantenute? Guardi, le ciminiere dell'impianto idrovore dell'ex Agro Mantovano Reggiano sono il nostro emblema. Noi le teniamo proprio come rappresentative del nostro consorzio. Le abbiamo già sistemate dopo il primo terremoto, per cui hanno già avuto dei lavori importanti. Però per noi è fondamentale monitorarle continuamente per la loro conservazione, ci teniamo particolarmente, insomma. E quindi adesso abbiamo anche predisposto un progetto per metterle in condizioni di essere a norma sismica, quindi ancora più robuste, diciamo così. Ci teniamo particolarmente, come lei giustamente ha sottolineato. Presidente, siamo quasi in chiusura, insomma, sono stati mesi davvero complicati quelli che ci siamo lasciati alle spalle e speriamo davvero che non tornino, ecco, No. o almeno quelle emozioni e quei momenti tragici che abbiamo vissuto tutti. Guardando all'inverno, che stagione prevede? Sinceramente spero che non ci siano delle grosse problematiche.
riconvertire il consorzio, poter alternare in modo, turnare i dipendenti non è stato facile, anche perché ci siamo trovati improvvisamente sotto questo aspetto. Adesso diciamo che siamo un po' più preparati e quindi prendiamo questa cosa con un attimo di più di esperienza. Io mi auguro comunque che l'emergenza sanitaria non sia molto incombente, perché comunque è un danno per tutti, non solo per i consorzi di bonifica. Certo. Ecco, parlando invece della stagione irrigua, com'è andata? Direi che è andata discretamente bene. Noi abbiamo sempre avuto la risorsa, l'abbiamo erogata ai nostri utenti e possiamo dire che è un sistema che va molto bene, perché non ci sono turnazioni da noi, quando hanno bisogno la chiedono e noi gliela diamo alla domanda, e per un agricoltore sono gli agricoltori che pagano l'acqua, che poi diciamo che hanno un vantaggio ambientale tutti, però la pagano gli agricoltori, mentre la bonifica l'hanno tutti, ma la pagano tutti. E stavo dicendo, questo sistema di dare l'acqua alla chiamata, alla risorsa nel giro di pochissimo tempo, per noi, per le nostre aziende agricole è un vantaggio enorme, perché so di altre posizioni, altri consorzi che hanno le turnazioni o che la domandano e che hanno varie tariffe, diventa tutto più complicato. Questo sistema è molto utile. Bene, grazie davvero alla Presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, Ada Giorgi, buon lavoro. Grazie di nuovo, piacere di essere stata con voi. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, per oggi è tutto, ci vediamo domani su Telemantova, sempre alle 18.50.